Anticipazioni Trono Over, Giorgio contro Gemma, basta è finita. Ancora una volta Gemma e Giorgio sono stati protagonisti del format. Ecco cosa è accaduto tra i due. Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni di Cancelletto Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Il programma condotto da Maria De Filippi, video, continua ad avere grande successo grazie soprattutto alla scelta dei protagonisti che siedono all'interno del format. Senza dubbio, una delle dame più amate del Trono Over è Cancelletto Gemma Galgani che nonostante gli attacchi e le critiche da parte degli opinionisti continua ad essere molto amata dal pubblico. La storia d'amore con il suo ex Manetti, malgrado la sofferenza, è riuscita a portarle molta popolarità tanto che è stata ospitata anche in altri programmi televisivi. Scopriamo insieme cosa è accaduto nell'ultima registrazione. Anna ipotizza una relazione tra Giorgio e Tina. Ancora una volta, nell'ultima registrazione del Trono Over, avvenuta il 6 febbraio, i protagonisti del parterre sono stati Gemma e Giorgio. I due, nonostante le polemiche, continuano ad essere molto amati dal pubblico che spera tanto in un ritorno di fiamma. Maria De Filippi, appena iniziata la puntata, dà subito la parola alla Galgani che non perde occasione per scontrarsi con Anna e Tina. Improvvisamente, interviene Angelo, che con grande stupore rivela davanti a tutti che la tedesco ha sempre sospettato una relazione tra la Cipollari e il Manetti. Ancora una volta, però, la vamp senza perdere la pazienza, afferma che tali accuse non hanno nessun fondamento e che tra lei e il cavaliere esiste solo una semplice amicizia. Giorgio dice a Gemma che non torneranno mai più insieme. Intanto, Maria torna a parlare dell'intervista di Giorgio al settimanale di Po, mandando in onda alcune frasi. Manetti, afferma di aver amato anche se a modo suo Gemma ma quest'ultima lo accusa di smentire i suoi sentimenti, in quanto è influenzato molto da Tina e Gianni. La dama, con le lacrime agli occhi, racconta di essere molto dispiaciuta per come siano andate le cose tra loro due e che se tornasse indietro farebbe di tutto per non perderlo. Il cavaliere toscano, stanco dei continui piagnistei della ex e soprattutto gasato da esperti afferma una volta per tutte che lui e Gemma non torneranno più insieme. Dopo tali affermazioni, inutile dire la reazione della bionda che delusa scoppia a piangere lasciando momentaneamente lo studio. Riuscirà a farsene una ragione? Cosa succederà? Al momento è tutto, non resta altro che aspettare nuovi aggiornamenti. Per tutte le altre news ed anticipazioni sul mondo dello spettacolo, video, e non solo, continuate a seguirmi.